Il ruolo delle banche tra etica e cultura è stato al centro del convegno organizzato alla Federico II nel complesso dei Santi Marcellino e Festo. Una giornata di studi promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, dal Fondo Pensioni dell'Università e dal corso di alta formazione in finanza etica dell'Ateneo Federico II, coordinato dal professor Renato Briganti. Noi affrontiamo proprio questo legame tra etica e finanza, soprattutto in un periodo in cui i criteri di finanza sostenibile orientano tutte le banche, non solo le banche etiche storicamente orientate alla sostenibilità. Ora tutte le banche devono rispettare questi criteri chiamati ESG. La giornata di studi, organizzata in occasione del trentennale del Fondo Pensioni dell'Università, si propone di approfondire il ruolo operativo delle banche nel tessuto sociale. Così, il presidente della BCC e delle federazioni delle banche di comunità di credito cooperativo Campania e Calabria, Amedeo Manzo. Io penso che il rapporto con le persone debba essere fisico. La digitalizzazione, la modernizzazione, per carità, sono fattori importanti che dobbiamo utilizzare, ma il rapporto umano, la possibilità di guardarsi negli occhi, di scambiarsi un pensiero, di parlare di un progetto, sono dei fattori, secondo me, inalienabili e che quindi la fisicità delle banche debba rimanere. All'incontro ha preso parte anche Rosita Cocozza, presidente del Fondo Pensioni, che al nostro microfono spiega. La banca è un'impresa, ma è un'impresa trainante nell'economia. Quindi non può essere demandato alla banca il mero obiettivo di essere conforme a una serie di discipline e di normative che sono sempre più stringenti, ma deve riuscire a essere anche efficace nel produrre un servizio di qualità ai propri clienti.